Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. A partire dal 29 di agosto finalmente sarà possibile utilizzare Binance per dare in prestito i propri fondi a utenti terzi e poi riceverli indietro con un interesse alla fine del periodo di prestito pattuito. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di margin trading avevamo accennato anche a questa cosa. Fondamentalmente il margin trading altro non è che prendere in prestito i fondi altrui per utilizzarli e amplificare la propria liquidità e operare alla fine dei conti con leva. Alla fine del prestito, se vi ricordate, abbiamo detto vanno ridati indietro con una piccola commissione. Fino ad ora il prestito avveniva dall'exchange all'utente. Adesso sono inclusi anche gli utenti stessi, quindi l'utente può dare i propri fondi in prestito ad altri utenti e alla fine appunto del periodo pattuito ricevere indietro l'interezza dei propri fondi più un interesse. Quindi è un metodo per ottenere una rendita passiva a tutti gli effetti che, come vedremo, può arrivare fino al 15% l'anno per adesso con i prodotti che sono stati annunciati all'inizio. Poi ovviamente se ne aggiungeranno di nuovi e li vedremo strada facendo, e semplicemente appunto dando in prestito i propri fondi che magari si vuole holdare. Quindi se uno non vuole fare trading ma vuole comunque guadagnare una piccola percentuale senza lasciare i fondi lì a marcire, adesso può farlo. Quindi nel video di oggi andiamo a vedere un po' tutto ciò che c'è da sapere su questo mondo del Binance Lending, quindi come funziona, quali sono i requisiti, come si fa a dare in prestito i propri fondi, quali sono i primi contratti, tra virgolette, di prestito che saranno a disposizione a partire già dal 28, perché ci sarà una sorta di lista d'attesa a cui iscriversi, e insomma tutte le varie ed eventuali che ci permettono poi di affrontare questo nuovo servizio con la massima consapevolezza per tirarne fuori il meglio. Seguitemi e scopriamo il Binance Lending, questa nuova rendita passiva. Stavo quasi dimenticando, se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like a questo video in modo da dimostrarmelo e da incentivarmi a continuare a produrre sempre meglio, a fare sempre di meglio. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, cliccate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e ricevere una notifica ogni qualvolta esce un mio nuovo video, così insomma se è un'analisi o qualcosa che c'è da vedere subito, lo vedete subito e non quando ormai il mercato ci ha già salutati, è già andato oltre. E seguitemi sui vari canali social che trovate tutti, dei quali trovate tutti i link in descrizione. Basta, adesso andiamo a vedere davvero il Binance Lending. Innanzitutto non fatevi spaventare dalla parola lending, perché lo so che qualcuno di voi già ha fatto l'associazione con una piattaforma della quale non cito neanche il nome, che ha truffato tante persone in passato spacciandosi appunto come piattaforma di lending, dove l'utente metteva in prestito non si sa chi, non si sa come, i propri fondi e riceveva di ritorno un interesse disumano, non sostenibile. Chiaramente infatti così fu, a un certo punto ha smesso di pagare, si è portata via un sacco di soldi di un sacco di utenti che sono rimasti in braghe di tela. Ecco, quella era una truffa, uno schema Ponzi. Qua invece stiamo parlando di una vera e propria piattaforma di lending, lending che ha uno scopo. La piattaforma innanzitutto è Binance, quindi già offre un certo tipo di garanzia con il suo nome. E in secondo luogo questo prestito è finalizzato ad alimentare l'ecosistema del margin trading, che si basa proprio sul concetto di prestito. Io, trader, che voglio operare in leva, ho bisogno di liquidità ulteriore che non possiedo, quindi la devo chiaramente prendere in prestito. La posso prendere in prestito dall'exchange, ma nel momento in cui il numero di utenti cresce, capite bene che serve molta più liquidità, e quindi l'ideale è proprio coinvolgere gli utenti stessi con il sistema di incentivo dell'interesse, per l'appunto, e che possono dare appunto a disposizione la loro liquidità ai margin traders. Oggi vediamo un po' come funziona tutto ciò e come fare a fare i lenders, quindi coloro che danno in prestito i propri fondi in cambio di questo interesse. Innanzitutto bisogna essere iscritti a Binance, chiaramente. Se non lo siete e vi va di iscrivervi, vi lascio il mio referral link in descrizione, con il quale mi girerete una parte delle vostre fees se lo utilizzate. Mi fate un grosso piacere, è un modo per sostenere il canale, chiaramente per voi a costo zero. Sapete che tutti i miei contenuti sono gratuiti e quindi diciamo che è un modo per ringraziarmi e io ringrazio voi. Abbiamo capito quindi che il funzionamento è molto semplice. Occorre avere dei fondi su Binance, fondi che non vogliamo utilizzare perché vogliamo holdare, li impegniamo mettendoli in prestito per un certo periodo di tempo che ovviamente è esplicitato nel prodotto, si chiamano prodotti questi
piccoli contratti di prestito, e alla fine della durata di questo contratto mi vengono ridati indietro al netto dell'interesse. Ok, molto molto semplice. Per quali coin, so che ve lo state già chiedendo, è disponibile il servizio? Allora, il servizio andrà in produzione il 29 di agosto, ok? Quindi è possibile già iscriversi, come vedete, dal 28 di agosto per andare in questa coda, questa piccola lista d'attesa, in quanto la disponibilità iniziale è limitata perché effettivamente è un test. E una volta che ci si iscrive, insomma, c'è una regola di first in, first out, first in, first served in realtà, ovvero i primi che arrivano sono i primi che vengono serviti, quindi affrettatevi se volete fare parte di questi tester. Le monete, come vedete, prestabili, per le quali c'è richiesta, inizialmente sono tre: Binance Coin, USDT e Ethereum Classic. Probabilmente non c'è tanta liquidità di Ethereum Classic, e essendo comunque una moneta sulla quale si può fare margin trading, è richiesta, ok? Ci sta, è questa la logica. Allora, qua potete vedere, tra l'altro, e sono arrivato su questa schermata, scusate, non ve l'ho detto, cliccando View More, qua su Featured Products, e sono mostrate le caratteristiche di questi piccoli contratti. Allora, innanzitutto la quantità richiesta. Ad esempio, per i BNB 200.000 monete. Questo chiaramente è il totale di tutti gli utenti, perché ognuno può partecipare con un massimo, maximum subscription, di 500 BNB. Come vedete, qua non si ragiona a monete, ma a lotti di monete. 50 lots, 50 lotti a testa. Un lotto è di 10 BNB. Quindi, se io voglio partecipare, il minimo sono 10 BNB. Il minimo è il lot size per ogni contratto che leggo qua sopra. Coupon per lot, questa sicuramente è la caratteristica, il parametro che più interesserà tutti voi, perché è l'interesse che si guadagna. Per ogni lotto, quindi per 10 BNB in questo caso, io guadagno 0,057534 BNB, che è il 15% annualized. Allora, attenzione su questo 15%, chiaramente non è che in 14 giorni ci ridà indietro i nostri fondi più il 15%, altrimenti qua si diventa tutti straricchi. Annualized significa che io otterrei il 15% di interesse se continuassi a perpetuare, diciamo, ovvero non appena mi terminano i 14 giorni ne apro un altro, poi ne apro un altro, coprendo appunto tutto l'anno in maniera continua. Sarebbe il 15% di interesse composto. L'interesse reale di questo prodotto di 14 giorni sono 0,057 BNB su 10 BNB, quindi fondamentalmente è uno 0,5%. Come vedete non è alto, però chiaramente non ci si può aspettare una miniera d'oro, altrimenti ci si fa due domande se davvero anche qua stiamo parlando di uno schema Ponzi. Non è il caso, quindi gli interessi sono sensati, anche perché immaginatevi di mettervi dalla parte di uno che vuole chiedere un prestito. Non è che vi ridà il 15% in più per chiedere un prestito di 15 giorni, non avrebbe senso e non avrebbe nessun tipo di mercato. Quindi qua stiamo parlando di domande offerte, e questo è un ratio, un come si dice, un tasso assolutamente accettabile. Quindi ogni contratto, ogni prodotto ha le sue caratteristiche, come vedete, perché ad esempio sullo USDT il tasso è diverso, parliamo di un 10% annualized, ho uno 0,383561 USDT per lotto di 100 USDT, quindi 0,38%. È questo il tasso di interesse. Anche la quantità massima di partecipazione cambia, perché vedete, con gli USDT parliamo di 10.000 lotti a testa, ovvero 1.000.000 di USDT, quindi si può partecipare con una maggior liquidità rispetto ai BNB. E Ethereum Classic è quello che rende un po' meno, il 7% o il 2,68% alla fine dei 14 giorni, 7% annualized sempre. Quindi mi raccomando, leggiamo molto bene sempre tutte le caratteristiche, perché ci dicono, come vi dicevo, allora, il momento in cui è possibile richiederlo, il size del lotto, quindi l'unità di misura di questo prestito. Io qui posso andare di 10 in 10 BNB, posso prestarne 10, 20, 30, 40, non è che posso prestarne 30
3, 8,4, 75,6, no, di 10 in 10. Per lo USDT 100, 200, 300, eccetera, eccetera. Sono sicuro che avrete capito. Maximum subscription, il massimo che con cui posso partecipare, il massimo che posso prestare. Coupon per lot, fondamentale. Questo è l'interesse che ricevo alla fine del termine, cioè alla fine del periodo di tempo pattuito, per ogni lotto. Value date è il momento in cui effettivamente il prestito viene erogato, quindi il 29 agosto io verrò, cioè i miei fondi verranno congelati. Redemption date è il giorno in cui mi vengono ridati indietro al netto dell'interesse. Ok, questo è davvero importante da capire. Facciamo un esempio. Ho trovato un articolo sempre sul blog di Binance che vi mostra un esempio di prestito di USDT. Guardate, io seleziono il prodotto, ci sarà subscribe nel momento in cui sarà possibile. Vedete che adesso è ingrigito perché è in fase preparation. Ah, non ve l'ho detto, però questi tre ovviamente sono i prodotti di prova, poi sarà possibile andare a selezionare il prodotto da un elenco filtrabile. Vedete, ci sono già tanti campi di ricerca, tanti campi sui quali, attraverso i quali si può ordinare i prodotti, perché mi immagino che ce ne saranno parecchi. Verranno erogati prodotti con diverse durate, con tassi di interesse ovviamente che incentiveranno di più quelli di durata più lunga, immagino, e su diverse coin. Quindi non è che ci saranno solo queste tre, verranno erogati tantissimi altri prodotti di pari passo, cioè in parallelo col crescere dell'ecosistema del margin trading su Binance, che come vedete sta crescendo molto molto in fretta, quindi è un'ottima opportunità. Detto questo, vi stavo facendo vedere un esempio con lo USDT. Si clicca subscribe, alla fine si viene reindirizzati a questo piccolo input dove si inserisce la quantità di lotti, attenzione lotti stiamo parlando, dei quali, cioè, per i quali si vuole erogare il prestito. Vedete, in questo esempio il lot size era 10 USDT, maximum subscription 10 lotti, 100 USDT, e qua sta digitando proprio 10 per erogare 10 lotti, ovvero 100 USDT. Alla fine, comodissimo, viene dato anche un prospetto di quanto interesse verrà erogato al lender, a noi, e quindi una volta che capiamo i fondi congelati, la durata del contratto, vedete, dal 19 al 25, dalla value date alla redemption date, vediamo quanto interesse ci verrà accreditato alla fine, quindi riavremo indietro 100,069444, accetto i termini e condizioni e confermo. Una volta che io confermo, io sarò appunto dentro a questo contratto, avrò firmato tra virgolette questo contratto di prestito. Ok, quindi poi tutto il resto sarà assolutamente automatico. Questo è quanto per il funzionamento. Come vedete è estremamente semplice, non ci vuole una laurea, non ci vuole chissà che. Varie ed eventuali. Allora, innanzitutto, vabbè, l'abbiamo già visto, il prospetto dei tassi di interesse di BNB USDT e Ethereum Classic. Molto importante, che so che qualcuno magari se lo starà chiedendo, soprattutto chi partecipa anche alle IEO sul Launchpad. I BNB, guardate, eccolo qua. Il bilancio dei BNB che vengono congelati, quindi prestati, sarà incluso nei calcoli per il Launchpad. Quindi se io presto tutti i miei BNB per ottenere questa rendita passiva, per fare questo staking, chiamiamolo così, io comunque avrò quei BNB per il conteggio, cioè me li conteggerà come miei per la pesca dei ticket, insomma l'eligibilità dei ticket del Binance Launchpad, quindi non c'è da preoccuparsi di quello. Altre cose importanti da dire, dunque, ecco, le necessità, quindi che cosa serve avere per partecipare a questa piattaforma. Allora, qua sotto trovate delle frequently asked questions che vi consiglio di leggere. Io vi dirò le cose più importanti. Allora, innanzitutto occorre aver fatto il KYC di livello 2, quindi la verifica dei documenti d'identità e dell'indirizzo. Quindi concludendo possiamo dire che è un servizio molto interessante per far maturare un po' di interesse sulle proprie monete che si tiene fermi, magari se non si vuole fare i trader, se si vuole semplicemente holdare, oppure se si vuole detenere una parte di capitale in holding e una parte per
il trading, insomma, quella parte di capitale che è ferma lì, che altrimenti rimarrebbe di pari valore, in questo modo la si può fare crescere. Ovviamente non si ha un ritorno esagerato, però direi che è assolutamente meglio di niente. Quindi vi chiedo, userete questo servizio? Come vi sembra? Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate? E quali altri prodotti vorreste vedere? Insomma, ditemi la vostra, commentate, chiedete quello che vi viene da chiedere e io vi risponderò qua nei commenti. Ragazzi, detto questo, vi faccio un caro saluto e alla prossima!